Il tempo stringe, dentro metà della prossima settimana a Lanciano dovranno uscire fuori quei 300.000 euro per permettere alla Pro Lanciano, la società istituita e affiliata da Donato Di Campli, di potersi iscrivere al campionato di Serie D. Molto passa per il lavoro del sindaco Pupillo, impegnato nel trovare almeno un imprenditore che possa investire le risorse necessarie allo scopo. Ma i tifosi non sono rimasti a guardare e le iniziative non mancano, soprattutto nell'ottica dell'azionariato popolare, la raccolta di soldi tra i tifosi che cercano di dare il loro contributo economico per evitare la scomparsa del calcio nel centro frentano. Dopo l'accensione del conto rossonero, un'altra raccolta è stata promossa e sarà possibile fino a domani sui banchetti dislocati su Corso Trento e Trieste dalle 18:00 alle 20:30. Lunedì sera in piazza Plebiscito ci sarà una festa con lo svolgimento di spettacoli musicali, sempre col fine di incentivare il reperimento di risorse. Un tentativo estremo per il quale tanti sostenitori rossoblù si stanno prodigando, come stanno facendo ex giocatori rossoneri. Dopo quelli già ascoltati di Leonardo Pavoletti e Carlo Mammarella, ecco i messaggi postati sui social da Antonio Piccolo e Federico Di Francesco. Ciao a tutti, so che è un momento difficile per Lanciano, ma è proprio in questi momenti che bisogna stare tutti uniti. Contribuisci insieme a me affinché Lanciano possa ritrovare il suo splendore e possa tornare a calcio che gli compete. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti, come hanno fatto i miei ex compagni della Virtus Lanciano, voglio fare un appello a tutti i lancianesi affinché Lanciano possa tornare nelle categorie che merita. Un abbraccio a tutti voi.